Libri in spiaggia per lettori da amare, la rassegna organizzata da Feder Balneari in collaborazione con Ostia incontra l'autore, cambia registro e propone un reportage sul delitto di Via Poma. Autore Paolo Cochi. Allora, come nasce questo reportage? Beh, il delitto di Via Poma è un delitto che io segui già dall'epoca perché ero coetaneo della Simonetta Cesaroni, quindi mi colpì in particolar modo a livello emotivo e eravamo anche nello stesso quartiere. L'idea nasce appunto dall'esigenza dopo il processo Busco di trovare una verità, anche se sarà molto difficile, però di cercare di far chiarezza in questo caso che ormai sono quasi 30 anni che si trascina e ne sono state dette un po' di tutti i colori su Via Poma. Io ho ripreso in mano insieme al professor Francesco Bruno le carte e le abbiamo rianalizzate e abbiamo cercato di tirar fuori qualche elemento in più da un punto di vista investigativo, da un punto di vista processuale, e qualcosa in più nelle carte si legge. Lei che idea si è fatto alla fine? Visto che quanti anni sono passati? Dal 90, insomma, qualcosina sarà venuto fuori. Dunque, la mia idea è che comunque era una persona, un territoriale,